Prima del nostro intervento era evidente che la casa di Loredana e Roberto non era sfruttata nel suo massimo potenziale. Pranzavano in una specie di sala riunioni, facevano la doccia in un angolino e guardavano la TV come se fossero in castigo. Adesso gli daremo una sala da pranzo degna di un ricevimento, una doccia che farà invidia ad una spa e potranno rilassarsi davanti ad un film in un divano gigante. Ma le più grandi soddisfazioni le trarremo dal bagno di Loredana, in cui gli daremo un'eleganza degna di una regina. La difficoltà più grande nel progettare la casa di Loredana e Roberto è stata quella di dare una regolarità a tutti i vincoli impiantistici e strutturali dell'edificio. La stanza più impegnativa è stato il soggiorno, poiché aveva una canna fumaria al centro della stanza che ci impediva di rendere comunicanti appieno gli ambienti. L'idea di Andrea di inserire un camino a bietanolo all'interno del soggiorno è stata molto vincente, poiché ha permesso di far convivere queste preesistenze strutturali e impiantistiche, dando più profondità alla stanza. Sono 10 anni ormai che opero in questo campo. Finora mi sono sempre dedicata puramente alla progettazione, ma da quando lavoro nello studio di Andrea Castrignano mi sono potuta occupare anche della gestione del cantiere, della gestione dei clienti, di tutto quello che riguarda la progettazione dalla A alla Z. La personalità vulcanica ed esuberante di Andrea mi è di ispirazione per la mia professione e cerco di imparare da lui le sue modalità di approccio con i clienti. Combinare la mia professione con la vita da mamma non è senz'altro facile. Spero però un domani che mia figlia possa essere fiera di avere una mamma architetto e di usarmi come esempio. Oh,